Riaperta a Napoli dal 22 settembre appena passato, la mostra Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli 1608-1624. L'esposizione proviene dal Museo del Prado di Madrid, dove l'abbiamo vista la scorsa estate. C'è da dire che le due esposizioni ripropongono in maniera abbastanza distinta l'argomento. La mostra che si propone per la prima volta di raccontare al grande pubblico la scoperta della giovinezza del celebre pittore valenzano che ha passato a Napoli gran parte della sua vita, è appunto una decina d'anni che Gianni Papi, grande esperto del maestro, ha proposto di identificare la giovinezza mancante di questo maestro nella figura di un anonimo francese attivo a Roma negli anni 20, secondo la ricostruzione di Roberto Lunghi, un maestro chiamato il maestro del giudizio di Salomone, il cui name piece va identificato nel giudizio di Salomone della Galleria Borghese di Roma. Il gruppo di Lunghi aveva come elementi principali di costituzione il quadro della Borghese appena menzionato e una serie di apostoli, oggi in Fondazione Lunghi, provenienti dalla collezione Gavotti. Questi, diciamo, le cose, i pezzi principali, e bisogna ricordare immediatamente poi l'aggiunta di Michel Laclot di Un Cristo tra i dottori, che è nella chiesa di Langres. Gianni Papi dal 2002 pubblica un articolo, poi una monografia, e si discute ormai da 10 anni, c'è una bibliografia accanitissima, sulla possibilità o no di accettare l'identificazione tra queste figure. La mostra di Madrid era divisa in 4 sale, la prima sala splendida metteva il visitatore nelle condizioni in qualche modo di accettare questa teoria, mettendo a confronto su pareti distinte, entrando a sinistra il giudizio della Borghese seguito da 4 degli apostoli della fondazione dell'apostolato, poi di Cussida, detto apostolato Lunghi, e sulla parete di destra il mendicante della Galleria Borghese, altro pezzo andato originariamente sotto il nome del giudizio del maestro del giudizio di Salomone, seguito da 3 della serie dei 5 sensi, sparsa in vari musei stranieri, opera da sempre identificata come l'inizio, cioè come opera fondamentale per capire il passaggio di Ribera tra Roma e Napoli, quindi opere accettate da tutti, a fianco ulteriormente del San Girolamo Tenenbaum, oggi in prestito presso la Galleria di Toronto, che è un'opera fermata, quindi quello è un pezzo di congiunzione fondamentale. La mostra continuava con una seconda sala dove erano esposte Il Cristo tra i dottori di Langres, La negazione di San Pietro della Galleria Corsini, La resurrezione di Lazzaro del Museo del Prado, un'acquisizione abbastanza recente eppure molto contrastata dagli studi, e quindi, come dire, una sala che metteva il visitatore nelle condizioni di comprendere il passaggio di lavoro del giovane Ribera dal lavoro sulle singole figure ai quadri in formato orizzontale e a composizione a più figure, con l'aggiunta di una serie di dipinti che vediamo anche oggi qui a Napoli, per passare poi nelle ultime 2 sale a quello che succede in questa fondamentale trasformazione stilistica di Ribera, appunto, che da luglio del 1616 è documentato a Napoli. La mostra di Napoli si presenta immediatamente diversa per la scelta specifica e precisa di Nicola Spinosa, non curatore della mostra di Madrid, ma membro del comitato scientifico. I curatori della mostra di Madrid erano principalmente José Miliqua e Javier Portús, affiancati da Gabriele Finaldi, Nicola Spinosa e Gianni Papi. Oggi Nicola Spinosa si fa curatore di questa mostra napoletana, cambiando... È un dato di fatto le carte in tavola, ed è così che, entrando nella sala causa del Museo di Capodimonte di Napoli, troviamo in parte scompaginato quell'allestimento compatto che caratterizzava la prima sala del Museo del Prado, con la novità, si fa per dire, del compianto sul Cristo morto conservato generalmente nei depositi del Museo di Capodimonte,
è una tavola registrata negli inventari farnese, ancora all'inizio del Settecento gli antichi inventari lo attribuivano allo spagnoletto e fu un'idea di Roberto Longhi di suggerire di identificarvi in questo quadro che prende un modello che viene, diciamo, tra Correggio e il primo Parmigianino alla giovinezza di Ribera. Ma è dal saggio di catalogo che Nicola Spinosa ha pubblicato in coda all'edizione, al volume della, che è relativa all'esposizione napoletana, che si intende che lo studioso ha cambiato nuovamente idea sulla possibilità di accettare in toto il gruppo in toto il gruppo messo su da Gianni Papi sotto il nome del giovane Ribera. Spinosa avanza una possibilità alternativa già esplicitata da Xavier Salomon di recente sul Burlington Magazine nella recensione dedicata alla mostra, all'edizione della mostra tenutasi a Madrid, in cui si sostiene che non tutti i dipinti della giovinezza di Ribera hanno la stessa tenuta di tono e che si potrebbe ipotizzare l'idea che Ribera abbia già avuto una bottega, voglio dire già pur durante la sua giovinezza romana, e che ci potrebbe essere stato qualcuno a stretto contatto con lui che utilizza i modelli e i cartoni di bottega. Spinosa appunto riprende questa ipotesi ed è dunque che bisogna fare attenzione entrando in mostra a notare immediatamente una cosa, che nonostante l'ex soprintendente di Napoli si dichiari curatore dell'evento napoletano e che quindi, come dire, mettendo il suo nome sulla copertina di catalogo, accetta di farsi portavoce di questa teoria interpretativa sul pittore, dall'altro lato, con questo saggio di chiusura, egli cambia la sua ipotesi, la sua teoria, si tira un po' fuori, per così dire, dall'argomento e lo ribadisce nel criterio di allestimento scelto per la sala causa del Museo di Capodimonte e ribadisce ulteriormente il concetto avendo aggiunto una banda marrone ai cartellini che accompagnano tutti i dipinti che egli ritiene opere, come dice stesso il pannello ad apertura della mostra, degne ancora di sostenere un dibattito critico. E così escono fuori dall'insieme persino i due apostoli che fanno parte di un apostolato minore diviso tra il Museo di Budapest, la Galleria Caylus di Madrid, almeno una collezione privata di Parigi, il Name Piece di Roberto Longhi, cioè il giudizio di Salomone della Galleria Borghese, i quattro apostoli della Fondazione Longhi, che vengono mantenuti però nell'allestimento affiancati al giudizio della Galleria Borghese, sulla stessa parete continuando, viene invece accettato il mendicante con lo straordinario pezzo che è il mendicante della Galleria Borghese e alla sua sinistra altri quattro apostoli che secondo Gianni Papi devono far parte della serie dei 12 apostoli che furono di proprietà di Pedro Cussida e poi passati nella raccolta Gavotti, di cui appunto un numero finiti nella raccolta di Roberto Longhi e oggi in Fondazione Longhi. In realtà lo stesso allestimento di questa serie, che ripeto, quattro pezzi della Fondazione Longhi vengono intervallati dai due apostoli del Museo di Capodimonte ed altri due di collezione privata, già con questo spezzare la serie in qualche modo Nicola Spinosa ribadisce la sua contrarietà a questa possibilità di raggruppamento. Sulla parete opposta messi in discussione sono anche i santi Pietro e Paolo della Galleria di Cosenza. Fa la sua apparizione in mostra la Liberazione di San Pietro della Galleria Borghese, quadro che non si era avuta la possibilità di vedere a Madrid, quadro che purtroppo in Galleria Borghese di solito lo si vede ad un'altezza rialzata, qui lo vediamo a pressappoco altezza uomo, le luci mettono completamente in rilievo lo stato conservativo, la spatinatura completa che ha subito questo dipinto, che registra un'idea da grandissimo maestro, e le cui parti meglio conservate rimangono il volto e i piedi e i calzari del santo. Viene data
per buona l'attribuzione dei Santi Pietro e Paolo di una collezione privata inglese, che in verità non mi sembra poter sostenere la stessa tenuta qualitativa di altre opere, e quindi uscendo da questa prima sala non ritroviamo immediatamente esposti i famosi sensi dipinti secondo la testimonianza di Giulio Mancini per uno spagnolo di stanza a Roma, secondo Gianni Papi, da identificare nel prima, precedentemente menzionato, Pietro Cussida. E ripeto, si spezza così in maniera clamorosa quello che era il messaggio significativo della prima sala del Museo del Prado, e invece troviamo immediatamente riesposto quel pezzo straordinario che è il Sant'Antonio Abate di una collezione privata di Barcellona, affiancato al Bell'Origine della Galleria di Urbino, e a destra dal cosiddetto profeta del Museo di Catania, che non si vedeva a Madrid, che viene qui esposto a fianco degli ultimi due dipinti appena citati, quindi con una proposta cronologica intorno al 1613, e invece a vedere i tre dipinti vicini si capisce che, accettando il profeta di Catania, bisogna arretrarlo di cronologia e portarlo addirittura forse al momento, se non poco dopo, al giudizio della Galleria Borghese, che a mio parere a torto viene sottratta dalla possibilità di essere un'opera del giovane Ribera, nonostante di recente John Gash, Alessandro Zuccari, Alessandro Morandotti, Xavier Salomon e adesso di nuovo Nicola Spinosa abbiano espresso chiaramente il loro parere a sfavore della possibilità di attribuirlo alla giovinezza di Ribera. Nella seconda sala, che rispettando quello che era l'allestimento spagnolo, delle tele a formato orizzontale e a più figure esposte in quell'ambiente, ritroviamo in prestito semplicemente il quadro La negazione di San Pietro della Galleria Corsini, questo accettato anche da Nicola Spinosa, e la pregevole Resurrezione di Lazzaro, comprata a suo tempo per ben 3 milioni di euro dal Museo del Prado, sostenuta in prima battuta dal giudizio autorevole di José Miliqua, che è un quadro che va ritenuto un importante anello di congiunzione con il passaggio a Ribera napoletano, per tutta una serie di scelte associative e compositive, sebbene non sarei d'accordo a portarlo così avanti nella cronologia, sino a crederlo vicino al grande Calvario un tempo nella collegiata di Osuna, di cui oggi si dice che è stata ritrovata la documentazione che lo lega all'anno 1618, ma in verità la documentazione era nota fin dagli anni 80, perché era stato Alessandro Parronchi a ritrovare delle lettere in cui il segretario granducale di stanza a Napoli raccontava appunto a Firenze di questo pittore che alla fine del 18 faceva, che fa, dice il documento, questo crocifisso per la vice regina, e nella stessa lettera si specificava che Ribera aveva già lavorato a tre santi per il vice re. Oggi Fernando Buza, professore della Complutense, ritrova le cedole di pagamento che attestano effettivamente che Ribera nell'aprile del 17 già stava lavorando a tre santi che oggi identifichiamo certamente nel San Sebastiano, probabilmente nel San Girolamo e l'Angelo e nel martirio di San Bartolomeo, oggi tutti portati nel Museo di Osuna, ma conservati nella collegiata di Osuna, dove i pezzi erano stati messi insieme nel corso del Settecento, quindi non nell'originaria commissione dei viceré di Osuna a Ribera. E poi la mostra continua con una ultima grande sala dedicata ormai, dato che abbiamo avuto appunto alle nostre spalle esposta su una grande parete divisoria la crocifissione di Osuna, quattro quadri, un San Girolamo del Museo di Budapest che viene accettato senza ombra di discussione e la cui qualità mi sembra invece abbastanza più debole, un San Pietro penitente di collezione privata visto negli ultimi 2-3 anni più di una volta esposto al pubblico, ma la cui attribuzione a Ribera
mi sembra poco convincente. Il capolavoro quasi assoluto, si direbbe, della mostra, il ritratto d'uomo del Museo di Berlino, non a caso scelto come logo dell'esposizione, un pezzo di straordinaria potenza che proviene dalla collezione Giustiniani, un quadro che è stato messo a confronto, come era stato fatto già in fotografia più di una volta, con il Sant'Agostino della Galleria di Palermo. I quadri, pur rappresentando lo stesso modello, non hanno la stessa tenuta stilistica. Il quadro di Berlino è di una grandezza immensa, è difficilissima la definizione cronologica di questo pezzo, che mostra un uomo che non guarda verso lo spettatore, di una potenza ritrattistica che risponde alle teste napoletane piattestate, voglio dire, dell'œuvre del maestro Ribera, ma con questa pennellata ancora sciolta che risponde più al suo momento romano. È così che la sala si apre mostrando sulla parete destra l'unico altro pezzo proveniente da Osuna che è stato concesso in prestito alla mostra, il Martirio di San Bartolomeo, un quadro da datare al 17, non al 18 e 19, come pensa Gabriele Finaldi, e che può spiegare molto bene, va tenuto presentissimo per capire l'evoluzione del linguaggio stilistico di Ribera a Napoli. E qui mi si permetta una piccola parentesi, che in fiumi e fiumi di pagine dedicate a questo maestro non si è spiegato e non si sono offerte delle giuste motivazioni, delle argomentate motivazioni al grande cambiamento che subisce la pittura di questo maestro nel passaggio tra Roma e Napoli, non solo dal punto di vista di cambio di tecnica pittorica. E tutto sommato, tutto questo tanto stupirsi, ci sono altri pittori geniali, voglio solo citare i casi di Van Dyck o di Picasso, che sono riusciti a passare da una maniera a un'altra in tempi rapidissimi, ma qui quello che più spicca agli occhi di un osservatore più attento è sostanzialmente un cambio concettuale. Ribera, che a Roma si presenta come un artista laico, starei quasi per dire, a Napoli inizia a diventare quel pittore orrorifico, sadico, di grande scintillezza, diciamo, dal punto di vista della materia pittorica, evidentemente rispondendo alle esigenze della committenza locale, molto diversa dalla committenza che lo aveva accolto nei suoi primi anni romani. Sulla parete di fronte viene esposto, come già a Madrid, anche se a Madrid occupava un'altra posizione, il Martirio di San Lorenzo, recentissima aggiunta al catalogo del giovane Ribera di Antonio Vannugli, pubblicato contemporaneamente sul Burlington Magazine. Voglio dire solo sinteticamente che non mi trovo d'accordo né con Xavier Salomon né con Nicola Spinosa all'idea di espungere questo quadro dal catalogo di Ribera. La data circa 15 credo che sia la più corretta da utilizzare. Sono esposti a seguire 4 dei 5 quadri che possiede la quadreria dei Girolamini di Napoli: il Cristo flagellato, il San Pietro, il San Paolo, il Sant'Andrea, introdotti, o meglio inframmezzati, da un altro San Paolo di collezione privata napoletana, che però non riesce a sostenere la qualità del San Paolo dei Girolamini che si vede esposto alla sua destra, mentre sulla parete di fronte, alla sinistra del Martirio di San Bartolomeo di Osuna, il bellissimo Democrito, già in collezione Corsini, oggi in una collezione privata svizzera. E qui non concordo con Nicola Spinosa quanto al posizionamento della Susanna Vicchioni, già di proprietà della Galleria Kailus di Madrid e che per la loro cortesia viene qui portato a Napoli, come già a Madrid. Nicola Spinosa rende conto nel saggio di catalogo di ritenere che sia un quadro da portare a Napoli e finanche non nei primissimi tempi napoletani, mentre Gianni Papi propende per una datazione molto alta nel percorso di Ribera. Io sarei d'accordo sul fatto che sia in assoluto un quadro abbastanza giovanile e tornerò in altra occasione per aggiungere qualcosa su questo dipinto. Alla sinistra della Susanna Kailus ritroviamo l'unico membro della serie dei sensi che Napoli è riuscita a tenere in prestito. Si tratta del senso della vista di città, che proviene da Città del Messico.
La vista, una delle grandi novità della mostra napoletana, la Maddalena in meditazione, che finanche la maggior parte degli studiosi conoscevano solo per mezzo di una vecchia fotografia bianco e nero che la collocava in collezione Chigi a Roma, si trova oggi in una collezione privata. Nicola Spinosa propone per essa una datazione intorno al 1620, si potrebbe riflettere se anticiparla di qualche tempo, anche se di poco. La Maddalena che medita sul teschio del Museo di Capodimonte di Napoli, e a chiusura della mostra, a giustifica anche di quell'intestazione 1608-1624, chiude appunto la mostra la Madonna con Bambino, o meglio la Madonna con Bambino che appare a San Bruno, che reca l'iscrizione più che la firma, dove Ribera si dichiara cittadino di Sciatiba e accademico romano nel 1624, l'iscrizione è la stessa che si vede, tranne la data 1624, sui Santi Pietro e Paolo del Museo di Strasburgo, altro pezzo purtroppo mancante da questa edizione della mostra, ma che era invece esposto a Madrid. Quindi questo pezzo che era del Museo di Weimar, oggi invece è presso il Museo di Berlino, è giusta l'ipotesi di Nicola Spinosa, di credo giusta, di la possibilità di identificarvi un dipinto forse destinato alla sala del capitolo di San Martino e poi sostituito dalla visione di San Bruno della Madonna con Bambino firmato e datato 1626, che se ne discuta, da Simon Vouet. E alla destra del quadro di Berlino la Pietà della National Gallery, che si vedeva già nella mostra di Madrid, si continua da anni a identificarla con un quadro commissionato nel 1620 da Marcantonio Doria a Ribera, ma saldato, pagato, cioè finito solo nel 1623, data a mio giudizio del tutto insostenibile per il punto di stile che osserviamo nel quadro. E ancora a fianco alla Pietà della National Gallery San Sebastiano, curato dalle pie donne del Museo di Ribera, che si è sempre riferito firmato e datato 1621, la data oggi pare illeggibile, ma non vi è dubbio che il giusto affiancamento di modelli anche disegnativi e incisori di Ribera possono confermare una data che non può sorpassare il 1622, ed è tanto più dalla triangolazione espositiva dei dipinti di Londra, Bilbao, Weimar, Berlino, che si intende molto bene lo sviluppo del primo Ribera affermato a Napoli in un ordine cronologico che a mio giudizio è il quadro di Londra, il quadro di Bilbao, il quadro di Weimar-Berlino, ed è proprio l'affiancamento tra il quadro di Weimar e il quadro della National Gallery che rende, ripeto ancora una volta, insostenibile la possibilità che questo quadro sia stato pagato e finito nel 1623. Nel quadro di Weimar-Berlino Ribera è il pittore che tutti conosciamo, è un pittore arrivato che gestisce ormai senza alcun problema la doppia dimensione, muovendo con grande libertà le figure nello spazio. Non così vediamo nel quadro di Londra. Si dovrà tornare in sede più specifica e con maggiori dettagli su questo argomento. Intanto mi auguro che veniate a visitare questa mostra, che ha un merito indiscutibile di cercare di fare un po' di pubblicità a una città come Napoli, che si trova in un grave momento storico, sociale ed economico. Buona visione a tutti.